commercializzabile. Certe cose te le devi andare a cercare, te le devi andare a... sino arrivare poi per esempio alla linea superior, che è una linea che è il futuro, che è una linea sul quale si sta muovendo tutto il mondo odontoiatrico d'eccellenza in più parti del mondo e si sta arrivando alla produzione di protesi che sono tutte completamente digitali. L'unica parte che rimane non digitale è la gengiva, che viene fatta a mano. Ma tutto il resto, i denti, la struttura interna di mantenimento dei denti, lo studio dei volumi, quindi quanto deve esserci tra la struttura interna e lo strato più superficiale del dente, quello rimane in bit dentro un hard disk. Questo tipo di protesi sono il futuro e questo tipo di lavorazione apre degli scenari, che stanno andando a rivoluzionare il mondo dei servizi, di questo tipo di servizi. Perché, come vi dicevo, dal momento che io ho la protesi digitale, posso andarla a replicare quante volte voglio, la posso far disegnare da chi voglio, può essere a Dubai, come può essere a Mosca, la persona che sta disegnando, può essere anche il miglior designer che c'è al mondo, okay, che mi fa per il design solo perché lui vive magari in Romania oppure vive, che ne so, a Mosca, per 200 euro tutto il design mi fa avere. Poi, quel design che io lo produco in Cina, l'iPhone, ok, il design, cos'è che c'è scritto nell'iPhone dietro? C'è scritto Design by No, Apple in gli occhiali. California, ok, disegnato da Apple in California. Ok, sì, il Ma il design. disegno sì, ma lo La componenti. produzione viene fatta altrove. Ok. Io vi faccio una domanda, conta di più? Dove sta il macchinario che produce la BMW oppure il designer interno, i cavi elettrici della BMW? Adesso andando a farmi è creata per dire, nel mio campo c'è dei ingegneri che stanno facendo, creando tutto e fanno produzione in giro. Produzione? In In Cina. Produzione viene delocalizzata dove? Nel paese più quella parte economico. costa.